16 novembre 2016, benvenuti in diretta, sempre qui dagli studi di Milano All News con Good Morning Milano, una nuova puntata. Sono le 9:35 minuti in questo istante, avete visto, splende il sole su Milano e in studio con noi oggi abbiamo invece un politico, quindi splenderà il sole, sarete voi a dircelo, ma sicuramente sì. Abbiamo Paolo Razzano, coordinatore della segreteria del PD metropolitano milanese, grazie di essere venuto ospite qui da noi oggi, perché insomma abbiamo un bel po' di temi caldi di cui sì. parlare. Siamo ben contenti anzi di avere un membro della segreteria del PD, il primo partito milanese, il primo partito che le elezioni ha avuto più voti di tutti gli altri, quello che si è diciamo che le elezioni con Beppe Sala sono andate particolarmente bene, quindi... infatti, insomma, il partito che più è uscito più felice da quelle elezioni, diciamo, sì, no? Insomma, che oggi ha il compito di governare la che città, però oggi appunto prima grande felicità, adesso grande responsabilità, assolutamente. La tua figura, Paolo, ti do del tu, siamo tranquillamente, certo. È quella di coordinatore della segreteria del PD metropolitana, però non parliamo solo di Milano. Sì. Com'è coordinare tutte queste sezioni del PD, tutte queste anime del PD, di tutta una realtà così immensa come la città metropolitana? È un'esperienza molto bella, è iniziata 3 anni fa con l'elezione del segretario metropolitano Bussolati. Siamo una squadra giovane, praticamente tutti trentenni, e quindi un compito importante. Abbiamo vinto sfide decisive, quella più bella e anche più difficile è stata l'elezione del sindaco di Milano, e insomma poi il Partito Democratico Milanese è una delle più grandi federazioni italiane, più di 170 circoli, quasi 10.000 iscritti, quindi un partito anche molto radicato sul territorio, che vive un po' il passaggio insomma tra le generazioni di un tempo che portano avanti la storia e i valori dei partiti che ci hanno preceduto. Immagino, sono i nostalgici, quelli, sì, sì. I vecchi duri puri ci sì, sono, quelli che hanno fatto una storia importante, però anche tanti davvero ragazzi che insomma col progetto di Bella Ciao Milano, con i volontari di Beppe Sala e oggi con i volontari del SI, portano tanta energia, tanto entusiasmo, quindi un'esperienza molto bella. Hai detto una parola magica per me, che è quella di territorio, detto, sì. No? Spesso e volentieri si lega la politica al territorio ad altri partiti, però facciamo un esempio, la Lega Nord, con un partito con la base sul territorio, così. Il PD com'è in questo momento? Beh, la Lega Nord ha molti meno iscritti e anche molte meno sedi del Partito Democratico. Poi è vero che la Lega è un territorio dove, soprattutto nei piccoli comuni, nell'Interland, è molto forte, in città Milano anche un po' meno. Il PD è un partito radicato che sta vivendo un momento di trasformazione. Oggi gli strumenti di comunicazione, il web, Facebook hanno cambiato il modo di fare politica, ma non viene meno la necessità del contatto diretto con le persone. Noi abbiamo tanti circoli che sono anche davvero dei presidi di democrazia, e quindi il nostro sforzo è un po' questo, coniugare la modernità ma anche l'idea di essere vicino a contatto con le persone. Ripeto, siamo 170 circoli, vuol dire praticamente un circolo per ogni comune, ogni città, paese della provincia di Milano e ovviamente di Milano, e quindi il Partito Democratico ci tiene molto a questo. Ecco, mi dicevi prima, sono 3 anni che siete stati eletti in sì. questa nuova segreteria, molto molto giovane come segreteria. E subito dopo 2 anni avete portato a casa un ottimo risultato, 5 mesi fa l'elezione del sindaco Sala. Come sono questi primi mesi al governo della città? Beh, un mese mi sembra sprint, nel senso che il sindaco è sicuramente una persona, un manager, che ha la capacità di dare un ritmo forte all'amministrazione, un'amministrazione coesa. Milano ha un modello che abbraccia più partiti che sostengono il sindaco, quindi una coalizione ampia di centro-sinistra con forze anche civiche, e quindi un idem sentire, diciamo, un lavoro di squadra che ha funzionato in campagna elettorale, funziona anche oggi, e un sindaco che dà ritmo molto sui problemi, molto in sintonia anche con la città, quelle che sono le sue esigenze. Modello, insomma, Milano che si candida a essere un po' anche modello di governo positivo e di governo efficiente per l'Italia. Ecco, appunto, parlavi di sprint, mi viene in mente una brutta pagina della chiusura dell'ultima della giunta precedente, insomma, col pasticcio sugli scali ferroviari. Sala appena arriva ha detto sistemiamo la cosa, e infatti lunedì sera
finalmente, certo, all'unanimità il Consiglio Comunale ha trovato la quadra. Come era stata una sconfitta sicuramente dell'amministrazione Pisapia non aver portato a casa quel risultato. Ricordiamo anche alle persone che ci stanno seguendo in diretta gli scali ferroviari, andate Google, mettete... Sì, ma poi ne abbiamo parlato tanto. Ecco, esatto, allora sanno di cosa si tratta, sono veramente aree strategiche, scalo Farini, scalo Porta Romana, aree enormi. Facciamo un esempio, che diciamo che l'intervento su Gaeo Lenti, Porta Nuova, è una briciola in confronto a quello che si farà ad esempio su scalo Farini. Noi abbiamo fatto, io sono della provincia, sono di Magenta, abbiamo fatto la festa dell'unità quest'anno allo scalo di Porta Romana, sì. Per scegliere il luogo abbiamo fatto dei sopralluoghi, ne ho visitati due o tre. Davvero è incredibile entrare in questi scali, sono delle aree immense, vuote, molto affascinanti, ma davvero ti fai la domanda quanto potenziale c'è in queste aree, uh-huh, e come queste aree possono davvero cambiare Milano. Allora la delibera che è stata approvata lunedì, all'unanimità, Paolo, che cosa avrà Milano adesso grazie a questa delibera? Beh, è stata una delibera importante di indirizzo, uh-huh, perché il Consiglio Comunale ha dato un atto di indirizzo, quindi cercare di coniugare lo sviluppo urbano della città ma anche e soprattutto mantenere dei polmoni verdi, quindi non speculazioni edilizie, non cemento e basta, ma progetti di riqualificazione che tengano conto anche della sostenibilità della città. Uh-huh. Qua è stato un grande lavoro dell'assessore Maran, che arriva anche, insomma, l'assessore che ha reso Milano, la mobilità a Milano più efficiente, il car sharing, ricordiamo, area C, la difesa dell'ambiente, che ha portato a casa il voto favorevole anche delle opposizioni. Uh-huh. Allora non succederà sempre, ma è importante che su una delibera così decisiva ci sia stato il Consiglio Comunale che si è espresso in maniera quindi accurata. Possiamo stare tranquilli che non vedremo degli interventi, no, diciamo, nel più classico degli anni 90, con cementificazioni. Beh, Milano, però Milano ha dato prova in questi anni, davvero, okay, una città cambiata, moderna, ha dato prova di saper coniugare lo sviluppo e la protezione dell'ambiente, quindi una città che cerca di essere a misura d'uomo, uh-huh, quindi non solo palazzi e cemento ma progetti sostenibili e anche molto affascinanti. Milano è una città europea, lo sappiamo, e vogliamo continuare sempre più a annoverarci tra le migliori capitali non solo d'Europa ma anche del mondo, quindi c'è anche tutto, uh-huh, il tema, insomma, dopo la Brexit, di portare, sì, a casa servizi, di portare a casa l'agenzia europea. Ma Milano è una città pronta per una cosa del genere? Sì, sono tutti i cittadini, sì, Milano, secondo voi? L'abbiamo dimostrato con Expo avevano detto tutti che non sarebbe venuto nessuno, che andava male, che ci sarebbero stati disastri. C'è chi dice che è andato male ancora adesso, se proprio a sentire qualcuno dice che insomma, sì, non beh, è andato diciamo bene, che ci vuole che molta... non si sa ancora i conti, che cosa, sì, hanno fatto. Ma no, ma come queste cose si può sempre fare polemica, diciamo, però chi sostiene che Expo è andato male, diciamo, ha molta fantasia, no? Perché milioni di visitatori, contenti, indotto, lustro internazionale. Io ero anch'io uno di quelli che all'inizio non ci sono andato subito a Expo. Ah, un Expo scettico? No, non ero Expo scettico, però diciamo che l'entusiasmo... Non so se Sala sarà occupato quest'ora, non ci sta seguendo, possiamo dirlo. Era un Expo no, scettico. Ma io diciamo... No, all'inizio non ero uno di quelli che è andato il primo giorno all'inaugurazione. Ho avuto un approccio, diciamo, un po' laico alla vicenda. Poi ci sono stato una volta e davvero mi ha entusiasmato. E poi, soprattutto camminando per le strade di Milano, si respirava un'aria internazionale, di voglia, anche di reazione, no? Quello che è successo con la manifestazione di Noa Expo e con la grande reazione di orgoglio dei milanesi che hanno pulito le strade dagli atti vandalici. Milano ricordiamo... è una città pronta, è una città che ha un sacco di voglia e un sacco di potenzialità, e quindi davvero potranno succedere delle cose, credo, molto interessanti nei prossimi anni. Ecco, è una città che però su alcune problematiche fa fatica a scollarsene di dosso, diciamo. Una su tutte, l'emergenza abitativa, ad esempio a Milano, certo, il problema delle case occupate, case Haller. Qualcosa sta facendo questa giunta, devo dire, effettivamente qualcosa, anche forse che molti definiscono poco di sinistra, ha fatto, nel senso che insomma questa idea degli sgomberi magari può essere un'idea che alcuni dicono un po' troppo poco di sinistra, ma invece qual è l'idea finale, cioè cosa vuole fare questa amministrazione per migliorare l'emergenza abitativa a Milano? Ma per risolvere i problemi, e l'emergenza abitativa è uno di questi, non esistono sinistra o destra, ci sono dei principi che sono, diciamo, inderogabili. Il Partito Democratico l'ha detto fin dall'inizio, non esiste che chi occupa una casa abusiva lo possa continuare a fare. La legalità e il rispetto delle regole è il primo strumento per dare una risposta efficace anche a chi la casa non ce l'ha. Uh-huh. Le non regole, il non rispetto non è la risposta, uh-huh, quindi l'aveva già avviata l'amministrazione precedente Pisapia, una politica molto seria da questo punto di vista,
chi occupa abusivamente una casa va fuori, no alla illegalità, e si sta continuando su questo fronte. Poi il Comune di Milano ha fatto una sfida, che è stata quella di togliere la competenza delle gestioni delle case popolari dalla regione. Il disastro di Aler, che è stato gestito negli ultimi decenni dalla regione Lombardia, quindi dal centrodestra, un fallimento diciamo epocale, con buchi di bilancio, case da ristrutturare e non assegnazioni. Oggi con MM Milano ha accettato questa sfida. Mi sembra che qualche miglioramento si inizi a vedere, quindi dovrà dimostrare nei fatti che le case vengono mantenute, vengono ristrutturate e vengono assegnate, perché l'occupazione abusiva c'è quando c'è l'alloggio sfitto. Quindi abbiamo avuto questa vuoto. Scelta di passare dalla regione Aler alla gestione comunale. Penso che abbia fatto bene. È stata questa proprio anche certo, penso che controllo fatto... più diretto sul controllo più diretto e soprattutto metterci la faccia, perché basta lo scaricabarile. Se c'è un problema è giusto che l'amministrazione comunale ci metta la faccia, se ne è assunta la responsabilità, quindi le colpe non saranno di altri. Se il problema non verrà risolto nel giro di qualche tempo, sarà responsabilità del comune, ma credo che il sindaco Sala, da questo punto di vista, a dicembre ha anche annunciato che presenterà il piano per le periferie. Sono sicuro che ha bene in mente quali sono i problemi e anche avrà proposte. Tutti sappiamo che infatti le periferie sono un altro problema su cui Sala è molto concentrato, molto legato, non sappiamo ancora bene cosa, ma sappiamo che appunto a breve ha annunciato che appunto che sta lavorando con la squadra di giunta, e il tema delle periferie sappiamo è molto collegato al tema dell'abitare, perché molte di queste case popolari non sono in centro, diciamo. Sì, c'è ancora qualcuna invece, poi si scopre che Garibaldi, ci sono un paio di non mi pare però molto interessanti, però credo, insomma, i grandi interventi vadano fatti ovviamente nelle periferie. Un'altra tematica molto importante, secondo me, che io non chiamerei problema, ma appunto tematica, è quello dei migranti a Milano. E l'abbiamo visto che non è solo un problema nelle scorse settimane con la caserma Montello, dove il giorno prima avevamo la piazza piena di gente contraria all'arrivo dei migranti, il giorno dopo invece un quartiere in festa ad accogliere i migranti. Dove sta Milano in questa situazione con appunto questi continui arrivi dei migranti? Dove stanno i cittadini di Milano, secondo te? Beh, intanto Milano ha dimostrato, non solo con quella manifestazione, ma in questi anni, di essere una città solidale, accogliente, quello che è stato fatto insomma alla stazione centrale, quello che viene fatto ogni giorno dalle tantissime associazioni e dai tantissimi cittadini, che sanno che questo è un problema che va gestito, perché c'è e non basta urlare per farlo sparire. Quindi Milano è una città sicuramente solidale, che accoglie con senso di responsabilità. Quindi ci sono anche delle criticità, non nascondiamo la polvere sotto il tappeto. Ci sono dei problemi, stazione centrale, le zone di Porta Venezia, dove bisogna intervenire, ci sono ancora persone che dormono per strada. E sicuramente il numero dei migranti è eccessivo, sia per Milano che per questo territorio. Qui si aprirebbe tutto il grande capitolo, magari se volete ci dedichiamo una prossima diretta del rapporto. Sì, anche perché abbiamo un vostro illustre iscritto, nonché assessore Maiorino, che insomma è anni che chiede al governo centrale e soprattutto ad Alfano di dare delle risposte. Ha ragione, però credo che sia importante anche le prese di posizione, anche delle ultime ore, del governo italiano sull'Unione Europea. Non possiamo immaginare che l'Italia sia sola ad affrontare questo argomento. Dicevamo i migranti, penso che Milano stia dando prova di efficienza, di solidarietà, di senso di responsabilità nel segno della sicurezza, perché non bisogna lasciare i cittadini insicuri nei quartieri, e su questo c'è ancora molto da lavorare. C'è il tema ovviamente che ha sollevato il sindaco. Ecco, questa sarà la prossima domanda evidentemente. L'hai anticipata, però appunto un'uscita un po' anche per molti nostalgici di accedere a sinistra, un po' sciocca anche, cioè l'invocare l'arrivo dei militari per le strade per sicurezza ha lasciato, diciamocelo, un po' sgomenti alcuni. Ma qual era invece forse l'obiettivo reale di questa uscita, che non credo sia una buttata, anzi sia proprio una richiesta vera e propria del sindaco? È una cosa molto concreta, la richiesta dei militari a Milano. Beh, in alcuni punti già ci sono, perché non è una novità, però diciamo il rafforzamento da questo punto di vista della loro presenza è scritto nel patto per Milano, che ha firmato il sindaco col presidente del consiglio. Quindi la dichiarazione di Sala è stata tutto tranne che uno spot elettorale. Io, se devo esprimere la mia posizione personale, sono assolutamente favorevole. Penso che sia la sicurezza è un tema di realtà e anche un tema di percepito. È molto importante la sensazione che i cittadini hanno quando vanno per strada in metropolitana, quando vanno in una piazza, del senso di sicurezza. Allora avere la presenza di militari
che possono dare questo tipo di rassicurazione, che possono sgravare le forze dell'ordine di compiti di presidio e in alcuni casi appunto pattugliare le strade. Ieri ero a Linate, sì, e all'ingresso di Linate c'era una presenza di una camionetta dell'esercito con i militari. Okay. A me ha dato una sensazione di sicurezza. C'erano dei cittadini che avevano bisogno delle informazioni, le hanno chieste a loro. Avere una divisa, avere delle persone c'è chi dice armate, invece che anzi vedere la camionetta davanti all'aeroporto mi dà invece senso di insicurezza, per dire siamo sotto attacco. Cioè chi non arriva lo siamo sotto attacco, dire... lo siamo sotto attacco. Okay. Non vedere il problema non significa che non c'è. È chiaro che l'Europa adesso qualche mese diciamo che siamo in tranquillità, anche perché i servizi cosa può succedere, non facciamo diciamo tutti gli scongiuri, però sappiamo che i servizi di sicurezza di tutti i paesi europei stanno lavorando. Credo che notizia ogni giorno praticamente viene arrestato qualcuno. Posso dire quegli italiani molto meglio di altri paesi, mi sembra. Assolutamente sì. Anni, veramente ha dato prova di grande assolutamente lavoro, sì, abbiamo delle forze dell'ordine e dei servizi molto preparati. Però non dimentichiamoci, l'altro giorno abbiamo ricordato l'anniversario di un anno della strage del Bataclan. Il terrorismo internazionale non è assolutamente sconfitto, è una minaccia e va affrontata con serietà, senza drammatizzare, senza urlare, utilizzare questa cosa come una clava elettorale, ma in maniera molto seria. Allora se abbiamo anche a disposizione l'esercito, che ripeto può svolgere alcune funzioni, non quelle di polizia, non siamo uno stato militarizzato, okay, però alcune funzioni di aiuto e di supporto a quella dell'attività delle forze dell'ordine, io dico perché no. Un controllo no. In più non guasta, certo, dice questo, assolutamente. Non militarizzare le zone, assolutamente, non se la poi questo, legare questo invece all'intervento in alcuni quartieri difficili come via Padova, come il Giambellino, come Quarto Giara, dove pur si è lavorato, e credo che il centro-sinistra a Milano abbia dimostrato che si può coniugare il rispetto della sicurezza con interventi anche sociali, di riqualificazione, con il dialogo con alcune comunità che vivono in questi quartieri. Si può fare e lo abbiamo fatto. Diciamo appunto che fa parte del patto di Milano anche questa richiesta, sì, che il sindaco Sala ha fatto, certo, perché Renzi appunto è venuto qualche mese fa a siglare questo patto a Milano, poi l'abbiamo rivisto qualche settimana fa, l'abbiamo visto qualche giorno fa. Domenica. La domanda è, si è innamorato di Milano Renzi? No, non si è innamorato di Milano. Credo che il Presidente del Consiglio abbia capito che oggi Milano è il motore dell'Italia. Milano è una città internazionale dove la moda, il design, giovani imprenditori, giovani start-up nascono, c'è un contesto culturale, economico, sociale fertile. E quindi credo che Renzi abbia capito che Milano in questo momento è il luogo dove stanno accadendo delle cose belle. Dai, però io sono anche Milano, ci ho studiato, io abito, sì, in provincia. Credo che tutti, quelle persone anche della nostra generazione, beh, vero, no? Non si è mai visto così tanto un Presidente del Consiglio venire così spesso. Sì, no, volevo dire anche un'altra cosa, città, non si è mai visto una Milano così bella. Ah, ok. Una Milano anche così piena di eventi, okay, una Milano dove c'è voglia, cioè, di fare, una Milano inizia dove c'è... oggi Milano Book City, mi sembra. Sì, esatto, e da questo punto di vista non significa che i problemi non ci sono, perché a Milano appunto ci sono gli immigrati, c'è la povertà, c'è la disoccupazione, però è una città che ha voglia di reagire. Quando vado a Roma, io non sento la stessa sensazione, ho tanti amici che vivono a Roma... Non vedono un futuro positivo, non vedono delle come dire, dimensioni di sviluppo e di crescita. Speriamo che Milano abbia la capacità di contagiare anche il resto del paese. Notizia di qualche degli ultimi mesi, anzi ogni settimana ne arriva sempre una migliore, che Milano prima ha superato Roma nel numero di turisti, adesso, sì, è diventata la prima meta turistica italiana anche per i tour d'arte, quindi riscopriamo una Milano che esempio, Milano è una città d'arte ad esempio? Beh sì, assolutamente. A me piace tantissimo Milano, ma Milano è una città da scoprire, nel senso che quando ci vai devi davvero prenderti il tempo per conoscerla. Infatti noi abbiamo cambiato un po' lo slogan classico della Milano da bere a Milano da vedere, abbiamo deciso di dirlo questo, negli ultimi mesi la stiamo un po' proponendo così, perché probabilmente noi... Siamo... Beh, l'altro giorno ero con un amico nato a 40 anni, nata a Milano, vissuta a Milano, stavamo facendo, in realtà eravamo in giro per attività di campagna elettorale per il sì, eravamo vicino a San Vittore, abbiamo scoperto una chiesetta, bellissima, e mi ha detto, guarda, 40 anni che vivo a Milano, sono passato da queste strade non so quante volte, non avevo mai visto che girato l'angolo una chiesetta romanica bellissima. Mi sta dicendo appunto che è in giro per la campagna del referendum, come sta andando e ovviamente cosa ci dice il PD di Milano? Beh, bene, il PD di Milano è ovviamente schierato come tutto il PD nazionale per il sì. A Milano stiamo facendo tantissime iniziative, domenica scorsa c'è stato Renzi, ieri abbiamo fatto una cena con il ministro Delrio. La cosa più importante è il porta a porta, siamo convinti che questa campagna referendaria si vinca spiegando alle persone nel merito
non si sta votando se Renzi è simpatico o antipatico, se il PD è bello o brutto, ma si sta votando nel merito di una riforma che può cambiare questo paese. Quindi noi siamo convinti che... Ecco, il rischio non è però appunto che il voto poi sia in realtà sul merito della simpatia o non simpatia del Premier. Sì, c'è... E forse anche viene da dire un po' anche forse per colpa sua, nel senso che inizialmente sicuramente la personalizzata, però pensiamo alla storia di questo paese, ci sono stati grandi referendum che hanno fatto fare dei passi in avanti giganti, l'aborto, il divorzio, il nucleare. Quando le persone votavano, se decidevano se scegliere cosa votare a quei referendum, non stavano pensando chi li aveva proposti, se radicali o qualcun altro, ma nel merito, e sono state delle grandi vittorie di diritti e sociali che hanno fatto fare dei passi in avanti. Allora noi crediamo che sia giusto entrare nel merito di questa riforma che snellisce le istituzioni, riduce i costi della politica e rende questo paese più moderno. Uh-huh. Allora poi decideremo con le elezioni politiche se Renzi è simpatico oppure no, ma in questo caso il 4 dicembre chiediamo di... Sa che sarebbe gente che dice magari le facessimo queste elezioni politiche. Beh, però diciamo che nonostante qualcuno pensi il contrario, viviamo ancora in una democrazia, okay. Quindi questo governo finirà nel 2018, scade, ci saranno le elezioni e quindi i cittadini potranno votare liberamente. Poi scopriamo, insomma, quando il centrodestra si decide su chi candidare, perché ieri è stato archiviato Parisi. Infatti abbiamo questa cosa, quindi cosa dite di questa Milano, archiviazione di... almeno sapevate chi era il vostro nemico, sì, vabbè, non lo sapete più ancora. No, beh, hanno fatto le primarie nel centrodestra, ha partecipato uno e ha deciso chi farà il leader nella loro coalizione. Insomma, no? È un po' disarmante anche penso per voi, però non riuscire a capire davvero no, chi c'è dall'altra parte. No, non è disarmante, no. Io penso che il Partito Democratico oggi ha una grande responsabilità, che è quella di governare Milano, il paese e tanti comuni dell'Interland. Uh-huh. Occupiamoci di questo con serietà, poi gli altri faranno loro e ci si confronta alle elezioni. Non siamo per niente preoccupati di che cosa fa il centrodestra. Va bene. Graziano, io ti ringrazio davvero tanto, sono le 9:56 minuti, quindi siamo ormai in chiusura. Prossimi appuntamenti milanesi del PD, ovviamente credo sul referendum, c'è qualcosa nei prossimi giorni? Sì, siamo in tutte le strade, le piazze, e la cosa bella di questa campagna elettorale è tantissime persone che stanno aprendo le loro case, quindi caffè, aperitivi, cene, magari con 10, 15, 20, 30 persone che hanno voglia di informarsi, e soprattutto giovani. Quindi anche per Milano il News come canale di informazione, anche le ragioni del no, però quello che abbiamo visto in questi ultimi giorni, tantissimi giovani che vogliono entrare nel merito, scegliere nel merito, e quindi chiedono di essere informati, perché poi diciamolo, la riforma non è semplicissima da spiegare. Quindi non l'hanno semplificata soprattutto. No, beh, l'argomento ovviamente era complesso, ci mancherebbe la seconda parte della Costituzione. Quindi siamo impegnati su questo, tanta voglia di informare, e perciò lo facciamo, diciamo, spiegando le nostre ragioni e rispettando anche chi pensa no. Ecco, la cosa importante è di non trasformare in una guerra civile quello che non è. Allora, davvero, io ti ringrazio tantissimo per il tuo intervento, per essere qui con noi. Abbiamo toccato un po', diciamo, leggermente tutti i temi. Ovviamente spero di averti qui più avanti per poi entrare nello specifico di tutti gli argomenti che ogni volta Milano ci regala. Volentieri, perché, insomma, per parlare di Milano c'è sempre tempo e tante cose da dire. Davvero grazie mille per essere stato qui. Grazie, un saluto a tutti quelli che ci hanno seguito in questa diretta. Grazie mille. Io appunto vi ringrazio tutti, sono le 9:57 minuti in questo istante, vi ringrazio di aver seguito da stamattina alle 7:30 con i nostri telegiornali e poi in quest'ultima mezz'ora con Good Morning Milano. Io vi do appuntamento oggi pomeriggio alle 5:30 con i telegiornali di Milano All News e personalmente domani mattina con una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie a tutti, arrivederci, a presto.